benvenuti a tutti i video ascoltatori del canale YouTube d'Italia Medievale. Oggi abbiamo l'enorme piacere di presentare un interessantissimo volume che per ora è solo in ebook, dal titolo Il falso e la storia: invenzioni, errori, imposture dal Medioevo alla società digitale, a cura di Marina Gazzini. Pubblicato dalla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, sono 280 pagine, in questo momento sia in EPUB che in PDF costa 3,99 euro, quindi ne vale assolutamente la pena. E io ho l'enorme piacere di avere con noi un vasto numero di intervenuti, ovviamente Marina Gazzini, l'autrice, la curatrice di questo ebook, Tommaso Di Carpegna Falconieri e Amedeo Fegnello. E do subito la parola alla curatrice, così non rubo tempo a loro tre e possiamo partire spediti. Quindi prego Marina, a te. Sì, grazie Maurizio. Allora, io vorrei iniziare parlando delle ragioni di questo libro, insomma, le ragioni e poi le finalità del volume, per poi passare la parola a due dei miei coautori che hanno aderito entusiasti a questo progetto. Facendo un po' di quella che si chiama anche egostoria, come è nato il libro? È nato da due circostanze che mi hanno fatto capire come forse ci fosse bisogno di riflettere ancora, perché non è certo la prima volta, sulla questione dei falsi in tutte le loro molteplici tipologie, in ambito storico, ma non storico, cioè parlando tra poche persone, ma in un ambito più aperto. Dunque, la prima occasione è stata quando partecipai 2 anni fa ad una notte dei ricercatori e venne organizzato un panel su il falso, la storia e l'antiscienza. E a questo panel parteciparono, oltre a me, anche una famosa scienziata per la ricerca contro il cancro e un giornalista. Durante l'esposizione delle nostre piccole relazioni, io mi resi conto che io parlavo naturalmente di falsi medievali, che erano considerati un po' poco, me lo dissero anche un po' apertamente, dissero sì, però un conto è, non so, spacciare una falsa cura per il cancro che ha delle conseguenze letali, non so, il bicarbonato al posto della chimioterapia, un conto sono le fake news che ammorbano i giornali, diceva il giornalista, però dei conti falsi nella storia, che importanza hanno? E lì, insomma, io rimasi un po' basita perché, vabbè, pensiamo ad esempio anche al falso più famoso del Medioevo, la donazione di Costantino, che ebbe anche delle conseguenze quando poi venne scoperta l'America, perché Papa Alessandro VI si arrogò il diritto di decidere tra chi dovessero essere spartite le nuove terre, proprio in nome di questo vecchio documento che era stato riconosciuto già più volte un falso, ma la cosa era stata sovranamente ignorata. Poi ho pensato anche ai protocolli dei savi di Sion, che insomma in tempi molto più recenti hanno causato anche tanto, tanto male. E poi era già il periodo in cui avvenivano gli abbattimenti, le demolizioni di statue, soprattutto noi siamo rimasti colpiti dalla statua di Cristoforo Colombo, ma ci sono stati altri personaggi vittima di questa iconoclastia. Ecco, da dire che proprio non ci fosse, non avesse alcuna importanza, mi sembrava un po' eccessivo. E questo da una parte. Poi invece una mia amica in un'altra occasione venne da me e mi chiese: no, senti, ma tu hai mai sentito parlare di queste cronologie fantastiche, di queste nuove cronologie del tempo fantasma? E io veramente strabuzzai gli occhi, ma cos'è? E lei mi introdusse nel mondo appunto del tempo fantasma, nel mondo di questi studiosi, di questi matematici russi, soprattutto Anatoly Fomenko, e rimasi strabiliata dalle cose che appresi, cioè del fatto che in pratica l'Alto Medioevo non è mai esistito, ma è stata un'invenzione di una banda di italiani, così viene definita da alcuni dei monaci al servizio di Federico II.
secondo, insomma, i soliti poteri forti, e poi altre cose relative alla nuova cronologia, a cronologie complesse tra di loro che eliminano circa 1000 anni della nostra storia. Tra l'altro, questo tempo fantasma è stato inserito insieme alla morte di Avril Lavigne, ai falsi Beatles, al falso allunaggio e non mi ricordo più cosa, fra le bufale più famose del web. Allora, lì All'assenza del Molise anche, mi scusi, professoressa. allora. Però io mi domandai, ma perché in fin dei conti lo storico che nasce come deve l'origine della sua professione proprio alla critica dei falsi e che quindi si intende bene da sempre di quello che oggi noi chiamiamo fake news, fact checking, che altro non è che la critica delle fonti, perché noi storici siamo così poco ascoltati? Si pensa che quello che, in fin dei conti, il contributo che potremmo dare è importante. E lì la risposta è stata appunto il contributo che potremmo dare, ma che evidentemente fino a quel momento non era ancora stato ben veicolato. E così è nata appunto l'idea di un libro sui falsi. Falsi del Medioevo e spacciati, insomma, sia nell'epoca medievale, ma anche falsi odierni sul Medioevo, oppure rivisitazioni un po' fantastiche dell'epoca medievale, come nei videogiochi, nelle serie televisive, insomma, tutto ciò che è il fantasy, e anche naturalmente la questione del medievalismo, no? Della rivisitazione successiva, appunto, in base a gusti di tempi diversi di quello che sarebbe stato il Medioevo. Ho così messo su, questo era il progetto, ho messo su una squadra secondo me molto valida, di cui qui abbiamo appunto due esponenti, Tommaso di Carpegna Falconieri e Amedeo Feniello, ma no, leggo perché non voglio dimenticare nessuno, ma anche Antonio Brusa, Maria Elena Cortese, Paolo Chiesa, Thomas Frank, Michele Ansani, Gianmarco De Angelis e Francesco Mores, quindi una squadra di storici, filologi, paleografi, diplomatisti che con un tratto anche leggero, assolutamente non pesante, hanno individuato alcune figure di falsari, alcuni falsi molto noti, come ad esempio la mappa di Vinland che sarebbe stata la dimostrazione dell'arrivo, della colonizzazione da parte dei vichinghi, sia in epoca naturalmente precolombiana, un altro grande falso. E insomma, questa è la squadra di cui oggi ho chiamato, insomma, a parlare con voi due persone in particolare, ma sono tutti studiosi validissimi e anche i loro contributi sono uno, secondo me, anche più divertente dell'altro, perché ci siamo molto divertiti a scrivere questo libro e spero che anche chi lo legga ricavi la stessa impressione. Voi vi siete divertiti come me, Tommaso e Amedeo? Confermo, assolutamente sì. Ci siamo divertiti a fare questo libro e direi anche di più che in generale fare storia, fare storiografia è divertente. Non sono il primo a dirlo, lo diceva anche Mark Bloch, anzi, proprio all'inizio dell'Apologia della storia comincia dicendo che la storia è soprattutto divertente. E questo libro rende perfettamente merito di questa affermazione. Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa a questa cosa che dice Tommaso. Sì, ci siamo divertiti sicuramente, però riflettendoci bene, questo libro ha un bel significato politico. Cioè, in questo momento in cui le intrusioni dell'irrealtà nella realtà divengono sempre più massicce, penso a Canon oppure penso ad altri fenomeni come quelli che stanno succedendo negli Stati Uniti, o se devo pensare al creazionismo, il 40% della popolazione americana, secondo un sondaggio Gallup del 2018, crede nella formazione della Terra secondo quanto scritto nell'Antico Testamento,
penso che un libro così, che in qualche misura tracci dei percorsi, divertendo nella costruzione di un impianto retorico interessante, che è quello del disvelamento dei falsi, però in questo momento ha un preciso significato. Cosa significa fare storia? Che secondo me ha un fortissimo significato politico, di analisi di una realtà che sta divergendo troppo per quelli che sono i miei canoni. Beh sì, non posso che concordare, e credo che anche Marina, anche Maurizio siano d'accordo su questo, e direi ancora di più, certamente ha un significato politico, cioè di azione nel mondo di oggi, sostanzialmente per questo, ma anche che sottolinea l'importanza del metodo storico per decifrare il mondo di oggi, cioè propone un modo di approcciare la realtà contemporanea e la difficoltà di diciamo comprendere la realtà, proprio perché è una realtà in cui l'interpretazione, il falso, la mistificazione sono pane quotidiano, attraverso il metodo storico che è il nostro lavoro. E aggiungerei ancora un ulteriore elemento che interessa moltissimo noi, cioè attraverso il metodo storico, diciamo, proposto dalla medievistica. Dalla medievistica, in quanto noi siamo sostanzialmente tutti medievisti, perché effettivamente la medievistica, anche se può sembrare paradossale il discorso, ma la medievistica è, tra le discipline storiche, quella che forse più di tutte le altre si è formata, è nata sulla critica della testimonianza. Veramente nella nostra faretra noi abbiamo i grandissimi, abbiamo Jean Mabillon per cominciare e per proseguire con Marc Bloch e poi per arrivare fino al mondo contemporaneo. Quindi è un libro, diciamo, politico, perché dà informazioni e risposte poste nel mondo di oggi. Lo dà attraverso il metodo storico e lo dà attraverso il metodo storico proposto dagli storici del Medioevo. Io credo che questo sia veramente interessante da sottolineare. Sì, sicuramente dal punto di vista metodologico ogni saggio dimostra come certi argomenti si possono affrontare in maniera seria, ovvero in maniera critica, seguendo alcuni metodi che poi non è che siano così complicati. Faccio sempre un esempio a proposito del saggio che ho scritto io, quello sulle cronologie incredibili, appunto queste nuove cronologie che vorrebbero contestare altre cronologie precedenti accusandole di falsità, ma in realtà sono false queste. E il tempo... La teoria del tempo fantasma, la cronologia fantasma, che negherebbe l'esistenza di di ben tre secoli della storia e quindi dell'Alto Medioevo in particolare, e quindi negherebbe l'esistenza stessa di Carlo Magno tra i tanti, nascono da che cosa nasce? Da un approccio da parte di persone che ignoravano anche completamente alcune vicende storiche e che quindi hanno pensato di trovare delle soluzioni alle quali, guarda caso, nessuno aveva mai pensato, ovvero rifacendosi alla sostituzione nel 1582 del vecchio calendario giuliano con il nuovo calendario, appunto detto gregoriano, no? Dal nome del Papa che aveva voluto Gregorio XIII, il Papa che lo aveva voluto, anche dovuto provvedere ad un cambiamento, perché il vecchio calendario, con il vecchio calendario si rimaneva indietro ogni anno di un certo numero di minuti, per cui in quel momento la data del sostizio d'inverno non arrivava più, quando realmente è dal punto di vista astronomico il 21 dicembre, ma il 13 dicembre, che questo è il motivo tra l'altro per cui si dice che Santa Lucia è il giorno più breve, no, dell'anno, e come mai e non il 21, perché c'era questa sfasatura.
Ecco, in quel momento si decide quindi che, di fare una pratica di saltare alcuni giorni e per mettere le cose in pari. Ma riguardando a questa operazione, in particolare un ingegnere tedesco ed un erudito tedesco, che cosa osservano? Credono di osservare che in realtà è stato fatto un errore nel computo degli anni e sono stati inseriti 300 anni che non esistevano, perché in base ai loro calcoli dal momento che il nuovo calendario gregoriano si basava sull'anno zero, che era la cosiddetta la nascita di Cristo, a loro non tornavano insomma 300 anni, che poi era il motivo abbastanza semplice per chiunque abbia studiato un po' di storia medievale, che in realtà il pontefice e i suoi collaboratori si rifecero non tanto all'anno zero, cioè alla nascita di Cristo, ma al 325, che è ovvero ad un concilio che si era tenuto a Nicea, in cui erano state decise anche questioni di natura cronologica, come quando, ad esempio, come calcolare la Pasqua, che è una festa mobile, lo sappiamo. Ecco, non sapere questo, è chiaro, 325 sono quei 300 anni che all'ingegnere tedesco non tornavano. E questo che cosa insegna? Che va bene saper fare dei calcoli. Anche Anatoly Fomenko, un grandissimo matematico, è molto anche stimato nell'ambito dell'Accademia ex sovietica, ma nel momento in cui applica le sue indagini di natura statistica, quindi i numeri alle fonti, fa un'operazione che del tutto, cioè, da un lato anche fantastica, perché seguirlo è incredibile, però poi grande tavola cronologica versale, che è un papiro di 19 metri, no? 19 metri, tantissimo. Sì, ma la cosa affascinante che tu metti in luce nel discorso di Fomenko, che poi è un elemento, io concordo con quello che dice Tommaso, cioè la capacità filologica, anche la nuova attenzione che si ha nei confronti dei falsi o nei confronti di queste idee così bizzarre relative alla storia. Cioè, voi lo mettete molto bene in luce nei vostri saggi. Per lungo tempo si è avuto un atteggiamento nei confronti dei falsi che è stato assolutamente negativo, no? A iniziare da Lorenzo Valla, per dire, certo, dal papà della filologia, arrivare fino a Arnaldo Momigliano, insomma, c'è questo, passando per l'illuminismo, passando per tutto il resto, c'è questo atteggiamento, dice, ma il Medioevo oppure altre epoche hanno prodotto dei falsi, sono delle cose ignominiose che vanno scartate, che vanno dimenticate, che vanno buttate nella spazzatura. Invece quello che viene fuori da questo libro, in particolare poi dai vostri saggi, è proprio invece l'atteggiamento diverso, cioè il falso come elemento di studio. Quando tu parli di Fomenko e su questa teoria incredibile parrussa, e dietro c'è invece tutto un risvolto storico straordinario, che è la crisi del mondo sovietico, la caduta del muro di Berlino e la necessità di un uomo che deve ricostruirsi un'identità storica e crea un mondo che non c'è. Cioè, lui confonde Gengis Khan con gli zar, dice che a un certo punto ci sono dei passi meravigliosi, poi mi sono andato a leggere, incuriosito, quello che scrive. Cose veramente incredibili, tipo arrivano i russi e costruiscono Firenze nel 400, dopodiché si crea nel Lazio un'altra città che chiamano Roma, e allora poi gli si chiede, scusa, ma tutte le statue che vengono fatte dell'epoca romana, dice no, quelle sono copie successive, e Pompei, no, quella è l'eruzione del 1631. Insomma, è veramente un guazzabuglio che dietro però nasconde, perché a guardarlo così si ride e si stigmatizza, ma la capacità dello storico, e in questo sono concordo perfettamente con quello che avete scritto, è la capacità di andare a riprendere gli elementi e dire
Signori cari, ma dietro c'è tutta una storia, c'è una vicenda completamente differente. E penso che questo... È il discorso della comprensione piuttosto che semplicemente o soltanto del giudizio. No? Lo storico che non emette un giudizio tranchant, ma che invece deve comprendere e quindi deve storicizzare, deve collocare ogni problema all'interno del suo contesto. Tu dicevi un guazzabuglio e sono perfettamente d'accordo, ma dove la parola fondamentale che sta uscendo fuori è da una parte ideologia e dall'altra identità, che sono alcune parole che si trovano fortemente in questo libro. Cioè è vero, per esempio, continuando con Fomenko, fa un gran guazzabuglio, però da questo guazzabuglio emerge la Santa Madre Russia, che è sopra a tutti gli altri, no? Che precede cronologicamente, eccetera, eccetera, eccetera. Così come la parola identità è forse la parola fondamentale per leggere l'articolo, anche questo interessantissimo, di Antonio Brusa, Colombo, eroe o malfattore, perché lì viene presentato in modo magistrale, secondo me, tutto questo trascorrere della storia identitaria di Cristoforo Colombo da un personaggio che è originariamente, no, che si fonda come qualcuno che è estremamente positivo e che rappresenta diverse identità, per esempio l'identità dello scopritore, l'identità forte degli italiani immigrati negli Stati Uniti, quindi che hanno bisogno di un, diciamo, simbolo forte che rappresenti loro stessa anche in un mondo piuttosto difficile come era appunto l'emigrazione italiana allora, e che poi piano piano, soprattutto negli ultimi anni, si trasforma, tanto che sappiamo benissimo appunto diventa un malfattore. Perché? Perché altre comunità, no? Altre tribù che si creano la loro storia peculiare, uso la parola tribù perché è quella che ha usato Bauman, Sigmund Bauman, proprio quando parla di queste società, ognuna delle quali ormai si costruisce la propria storia. Ebbene, per loro Cristoforo Colombo può essere invece il gran padre del genocidio. La questione è talmente rilevante che, lo sappiamo bene, produce poi la distruzione delle statue. E questo ci porta nell'altro discorso centrale di tutto il libro, che è il collegamento tra storia e attualità. L'attualismo, no? Cioè l'usare la storia passata per delle rivendicazioni contemporanee, dunque la sua trasformazione fortemente ideologica. E qui attualismo è una parola perfettamente congeniale. E per esempio c'è un volume appena uscito che possiamo collegare a quello che abbiamo pubblicato noi, che è un numero monografico di Paradoxa, diretto da Giovanni Belardelli, dove, guarda un po', si chiama Fine della storia, punto interrogativo, e dove in copertina troviamo proprio qualcuno che tira giù la statua di Cristoforo Colombo, no? Quindi lì il discorso identitario è assolutamente centrale e si coglie nel corso del tempo. Io nel mio piccolo ho fatto la stessa cosa, no? Nel mio articoletto sul medievalismo, sul rapporto tra falso, finto, sbagliato, per esempio ragionando sull'invenzione dell'elmo vichingo, no? L'elmo vichingo che ideologicamente, no, è stato creato, questo elmo finto con le corna, che ha un'origine curiosa perché nasce dall'opera wagneriana, no? E quindi diventa questo mito del grande nord e poi ha tutte le sue trasformazioni. L'elmo vichingo, che sappiamo bene, lo troviamo nei film, lo troviamo nel fumetto Hagar l'Orribile, ma poi i vichinghi non l'hanno mai portato in vita loro. E l'ultimo articolo, l'ultimo capitolo di questa prima serie, che è fortemente collegata, diciamo, con l'uso, il riuso contemporaneo, l'abuso anche della storia e della storia medievale, è quello invece di Maria Elena Cortese, no? Il quarto in ordine, diciamo, di produzione di questi articoli, perché lei è andata a cercare addirittura il punto di innesto con i videogame, cioè come i videogame vengono usati oggi più o meno per fare storie, storia medievale in particolare. Lì, per esempio, una esperienza diretta, io me lo ricordo di aver giocato notti e notti a Civilization, che è uno di questi giochi, no, strategici pazzeschi, si prendono fortemente. Ma anche lì
no? Dalla leggerezza della scrittura di Maria Elena, poi escono fuori problemi colossali che sono interessantissimi e soprattutto, per quello che mi riguarda, il problema fondamentale di come si possano usare questi strumenti, che sono strumenti, diciamo, ludici, ma sono anche didattici, per fare storia, chiamiamola così, storia vera nel mondo contemporaneo. E questo è un problema colossale, perché moltissimi dei messaggi passano attraverso proprio dei canali che noi non ci aspetteremmo. Uno di questi sono i videogames. E allora la domanda centrale è: si può fare storia, si può fare una buona didattica della storia attraverso i videogames? E là vedi che in realtà ritorni sul discorso, anche in questo caso propositivo, politico, però abbiamo usato già all'inizio della conversazione, e ideologico-identitario, no? Perché ci sono tanti esempi di videogiochi appunto che seguono determinate possibilità. Dunque, credo, e concludo subito, credo che uno dei caratteri molto interessanti di questo libro sia, da una parte, il nesso strutturale tra Medioevo e contemporaneità che viene mostrato, no? E dall'altro la fortissima sinergia tra tutti questi contributi, perché affrontano lo stesso problema alla fine da 15 angolature diverse, però alla fine arriviamo sempre a interrogarci sulla stessa cosa, cioè come siamo noi e come usiamo noi il Medioevo oggi nella sua, diciamo, mistificazione o falsificazione o trasformazione letteraria o trasformazione ludica, eccetera, eccetera, eccetera. No, se noi raggiungiamo questo, Tommaso, secondo me, anche perché c'è stata una deriva antipatica io sono cresciuto in una maniera strana, insomma, i miei maestri per letture, eccetera, eccetera. Io sono stato abituato per formazione, come diceva Marina, per forma di egotismo, ho centrato un po' tutte quante le cose che ho fatto su un elemento preciso, che è quello della storia problema. Partivo da un problema, mi ponevo dei problemi, interrogavo le fonti a seconda di quei problemi, cercando di non partire con delle tesi precostituite. Invece quello che sta venendo fuori, quello che viene fuori molto chiaramente dal libro, è un'altra dimensione della storia, quella che tu chiamavi la storia di tribù, che è una storia di certezze, che è una storia di conferme, che è una cosa completamente diversa dalla storia problema. Ed è estremamente interessante andare a vedere come, per esempio, il mito di Colombo venga riscritto, reinterpretato, e si vada alla ricerca di falsi miti, congetture, addirittura con legami con il mondo extraterrestre, da Piri Reis agli extraterrestri, insomma, delle cose veramente paradossali, soltanto per confermare delle tesi precostituite, preconcette. Che è il grande rischio, cioè è il tutto l'opposto della ricerca storica, della filologia, di quelli che sono gli elementi analitici che contraddistinguono la nostra disciplina. Però vorrei aprire un altro capitolo che è più divertente, che riguarda proprio il falso. Anche perché uno si innamora di alcuni falsi, perché sono troppo belli per essere falsi. La mappa di Vinland è troppo bella per essere falsa. Le false teste di Modigliani sono troppo belle per essere false. I protocolli di Savi di Sion sono troppo fatti bene per essere falsi. E questo è un problema reale nel quale poi la gente ci casca. Ma ci casca anche gente come quelli di Yale, che si sono comprati per fior di milioni la pianta di Vinland, considerandola qualche cosa di reale, di vero. Però, scusa se ti interrompo. Sì, certo. Perché Yale ha comprato, spendendo tantissimo, questa mappa, ritenendola autentica?
perché, come spesso accade, si dà molta più credibilità ai cultori delle cosiddette hard sciences, delle scienze dure, piuttosto che agli umanisti. Sì, 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 certamente, Marina, certamente. Il chimico aveva detto, sì, la pergamena, il supporto è risale all'epoca che si vuole, al quale è attribuita questa fonte. Peccato che poi, tramite altre ricerche, si è scoperto che questa pergamena era stata semplicemente era stata trafugata e tolta da un codice, e quindi ovvio che la base, il supporto era sì di epoca medievale, ma questo non toglieva che nel Novecento qualcuno ci avesse disegnato sopra delle cose che... No, la cosa interessante anche, Marina, che poi chi va a disvelare il meccanismo è un ricercatore non accreditato, non è no. uno che appartiene al mondo dell'università o, della, no. o del mondo accademico, no. John Paul Floyd. Però i metodi che usano... Esatto, il metodo. È quella la cosa fondamentale, è il metodo. Che è filologico. Che è filologico. Ed è quella la svolta, perché... Sono strumenti del mestiere che può usare chiunque, cioè la critica filologica dovrebbe essere materia di dominio delle scuole, dovrebbe essere qualche cosa di divulgato e insegnato in maniera più decisa, perché ci si può arrivare senza problemi, non è che ci occorrono strumenti particolari o un'organizzazione mentale particolare, bisogna essere accurati. Michele Anzani, per esempio, ci suggerisce che anche un paleografo che fa un lavoro pedisseco e recupera un testo e trascrive un testo in maniera eccellente può cadere in grossissimi problemi, perché anche la trascrizione paleografica si annidano 100.000 problemi. Però quello che conta è il metodo, sì. Quello che è fondamentale è il metodo. Sì, anche perché non è che sono le fonti necessariamente a essere dei falsi, spesso è l'interpretazione che si fa della fonte che è sbagliata, perché non si conoscono i linguaggi, non soltanto la lingua nella quale è scritta, ma alle volte anche la lingua stessa, ma comunque tutti i linguaggi della fonte, e quindi nascono i travisamenti, magari si vuole leggere qualcosa che sembra ci sia, ma perché può tornare comodo per altri motivi. Questo con un intento non necessariamente fraudolento, né da parte del documento che non viene compreso, né da parte di colui che lo interpreta, ma perché appunto mancano le basi appunto della... Tu che ne pensi, Tommaso, di questa cosa? Penso che abbiate ragione, ed è una lancia da aspettare in più per questo libro. Cioè, possiamo avere la pretesa, o perlomeno la presunzione, di pensare che un libro di questo genere dia un qualche aiuto per sviluppare lo spirito critico, perché ti mette in condizione di riflettere dalla parte anche della costruzione della falsificazione, ovvero della superfettazione o quello che sia. E quindi è molto interessante, secondo me, proprio perché dai tanti punti di vista, quello del filologo, quello del paleografo, quello dello storico delle istituzioni, quello dello storico del diritto, quello di chi si occupa soprattutto dell'esegesi delle fonti, poi si va a convergere nel proporre agli studenti, comunque ai curiosi, a coloro che vogliono sviluppare, diciamo, questa predisposizione alla critica, un metodo critico, che poi alla fine è sostanzialmente quello di dubitare, è il dubbio metodico, è ricorrere alla prova, è fare la collazione delle testimonianze, insomma è quello che ci hanno insegnato i nostri maestri da tanto tempo in qua, e che però noi oggi rinnoviamo, rivivifichiamo, perché lo proponiamo per discutere della contemporaneità, che è quello che appunto stiamo facendo e che abbiamo fatto, a mio avviso, veramente con grande soddisfazione. Io ho letto tutti
i contributi dei colleghi, e tra l'altro diciamolo anche che in realtà noi ce li siamo scambiati prima di pubblicare il libro, abbiamo avuto una circolarità che si è molto ben espressa, poi nel senso che poi c'è una compattezza, c'è un interesse di fondo, ogni contributo in qualche modo ha preso qualcosa dagli altri e dialoga con loro, e c'è un destinatario, c'è un pubblico prediletto, che è il pubblico appunto di coloro che dicono: signori cari, ma che cosa succede? Cosa sono tutti questi complotti? Cosa sono tutte queste fake news? Cos'è questo mondo in cui non ci si capisce più assolutamente niente? Esiste la possibilità di, non di rimettere in ordine il mondo, ma di fornire delle chiavi metodologiche, altra bellissima parola che sta uscendo fuori, delle chiavi di metodo che ti permettono un orientamento, che chiaramente non è la verità, ci mancherebbe altro, noi siamo molto lontani dalla, diciamo, dalla metafisica, ma che ti permette perlomeno di indirizzare la barra del timone, che è quello che stiamo cercando di fare, quello che proponiamo, che è la ragione per cui per esempio lo proponiamo ai nostri studenti universitari. Sì. Ecco, io ci terrei a sottolineare qualcosa che voi già avete in parte detto, ma che insomma mi preme particolarmente. L'atteggiamento mio e di tutti gli altri non è stato l'atteggiamento del giudice, no? Che condanna, infatti c'è anche un saggio che riporta la famosa questione, il saggio di De Angelis e di Mores. Cioè, il nostro approccio non è stato quello di porci come appunto i cultori della verità contro quelli che dicono il falso, oppure non ci sono buoni o cattivi. Ecco, non è che noi siamo i buoni che poi dispensano consigli su come analizzare il passato o il presente, perché anzi è proprio il falso che interessa. Si sa che per lo storico il falso è molto più interessante, più intrigante di un documento che possa essere autentico, genuino, come lo vogliamo chiamare. Perché naturalmente il falso non dice niente su ciò che vorrebbe dimostrare, ma dice moltissimo sia su chi lo ha prodotto e anche su chi lo recepisce, su chi va a, magari anche in cerca di questo, no? Il famoso bias di conferma, su chi già ha delle idee precostituite e quindi è interessato a trovare una conferma a quello che già pensa. Comunque, ripeto, l'approccio non è quello di condannare, di giudicare, lo storico non è il cacciatore di bufale, quindi non è interessato anche a smascherare e anche a condannare, assolutamente. Lo storico nel falso ci sguazza e quindi interessa proprio, non tanto, sì, naturalmente è fondamentale stabilire se una notizia è falsa o verosimile o autentica, insomma anche il termine vero in storia di solito non lo usiamo, non ci permettiamo di usare un termine di questo genere, non perché la verità non esista, ma perché ci interessano appunto altre cose. Ecco, quindi questo è fondamentale, distinguere, no? Un documento autentico, falso, falsificato, interpolato, ci sono varie gradazioni. Ma non per condannare, ma per capire meglio qual è insomma tutto il contesto da cui la notizia parte e il contesto al quale la notizia poi approda, e non casualmente. No, ma infatti Marina, la cosa che dici tu è giusta. Noi non facciamo un apostolato di verità, perché non è questo il nostro scopo. Però noi facciamo un lavoro che si basa su principi di realtà. E questo mi sembra evidente. Il principio di realtà, che in sé per sé, come d'altronde la democrazia, perché sono due cose che vanno abbastanza parallelamente insieme, sono estremamente fragili. Cioè, noi pensiamo che un sistema democratico esista e viva all'infinito per tutti i secoli dei secoli, no, fa parte di un processo storico. Così il principio di realtà è estremamente fragile, ha una sua fragilità,
e i colpi che subisce giorno dopo giorno sono veramente terribili. Le opinioni, che tutte le opinioni sono uguali e di notte tutte le vacche sono nere, è quanto di più deleterio ci possa essere. Le opinioni concentrate in un Twitter di 60 battute è quanto di più terribile ci possa essere. Noi proponiamo una ricetta che è assolutamente difficile da seguire, perché è faticosa, ci vuole tempo per fare analisi, per fare un lavoro filologico ci vuole tempo. Non si può ridurre tutto quanto in una pillola di un minuto e mezzo. E questo in questo momento non piace, in un momento in cui tutto ciò che ci circonda è assolutamente sintetico, un'analisi filologica impone i suoi tratti di realtà, di analisi, di percezione, eccetera. E quindi spesso è una lotta che è difficile da fare. È perché se uno mi risponde ma questo lo pensa lei, abbiamo finito di ragionare. E questo è un problema grosso. Se qualcuno viene a dire ma sai, i diari di Mussolini sono veri e li pubblichiamo sul giornale, poi ci mettiamo tra parentesi la parola i diari veri presunti di Mussolini, questo è di una gravità enorme per uno storico. Infatti c'è stato anche chi l'ha stigmatizzato in libri dicendo guardate, non è vero, sono le sorelle Pambini, c'è tutto un mondo particolare. Però tra la risposta lunga dello storico e l'immediatezza del cronista o del leone da tastiera, la guerra è impari spesso. Sì. Sì, anche perché insomma la storia ti insegna qualcosa, no? La multicausalità, la complessità, ed è difficile appunto racchiudere, come dicevi tu, in un tweet questi aspetti. Comunque sempre in riferimento anche a queste vicende contemporanee c'è un saggio che finora non abbiamo nominato, che è quello di Thomas Frank sul falso nell'ambito della politica. E a mio parere, quando c'è stata proprio anche la vicenda, che ha trovato vari parallelismi della transizione in America dal presidente Trump a Biden, no? E quindi anche l'incapacità da parte del politico di leggere, di voler leggere la realtà, così, e quindi anche dei suoi seguaci, trova un po' dei parallelismi nell'intervento di Thomas Frank, che parte da Hannah Arendt e poi approda a Cola di Rienzo, di cui Tommaso ha anche studiato in anni non lontanissimi, però già insomma un 15 anni fa hai pubblicato il libro su Cola di Rienzo, e anche qualcuno di più. Ah, ecco, 19 anni fa. Dicendo cose belle, cose che fanno bene al cuore, anche se non sono facilissime effettivamente. No, il discorso della cifra della complessità e dunque la restituzione della cifra della complessità del reale, comunque la vogliamo mettere, è fondamentale. E quello che noi facciamo in un libro di questo genere, nel nostro piccolo, è restituire questa cifra della complessità divertendoci chiaramente, cioè lavorando su cose che sono, come dici giustamente, intriganti, perché il falso è intrigante. Però appunto il punto di arrivo è quello di avere una comprensione, comprendere, cioè prendere insieme. In questo senso noi non siamo neanche giudici, proprio perché noi tendiamo a una storicizzazione. Storicizzazione vuol dire sostanzialmente questo, cioè restituire il contesto generale di ciò che tu stai appunto indagando. È quello che tu dicevi a proposito del falso, il falso che non racconta niente di quello che pretende di raccontare, ma invece è straordinario perché diciamo senza volerlo sta raccontando se stesso, no? Come diceva Arsenio Frugoni, la fonte racconta innanzitutto se stessa. E noi ci siamo divertiti moltissimo su queste fonti, che hanno appunto la doppia natura di essere false, contaminate, interpolate o quello che si vuole, ma proprio per questo indicative appunto di altre realtà che noi andiamo a indagare.
però io torno sempre sullo stesso, batto sempre sullo stesso chiodo, cioè l'elemento fondamentale di questo libro è che è un libro, come la penso io, è che è un libro di medievisti che danno, non è una ricetta, ci mancherebbe altro, ma che danno un punto di vista nel mondo contemporaneo e che lo danno in modo piuttosto deciso, determinato. Non è che stiamo, diciamo, suggerendo appena appena quelle che sono dei punti di vista. Diamo un punto di vista fermo, cioè riteniamo che la storia, la storiografia, sia uno strumento di conoscibilità del mondo contemporaneo, reale, persino lo è la storia medievale, e noi ci sembra che lo dimostriamo in questo Comunque, penso. falsari migliori della storia contemporanea, soprattutto il Novecento, ricordiamoci sempre Totò e la banda dei falsari, Bravo, straordinaria, l'ho rivisto pochi giorni fa. che praticamente a un certo punto loro si spacciano come succursale della Banca d'Italia, che è la cosa migliore, che è la speranza di ogni falsario che si voglia arricchire, che si rispetti. Io volevo, non so se quanto tempo abbiamo ancora. Qualcosina, qualcosa, sì. Sì, Direi che è quasi un'ora che siamo in è registrazione. un po' meno, sono 50 minuti, ma. No, E anch'io volevo volevo. finire di dire una Sì, cosa. allora Marina, vai tu, vai tu, vai tu. Tranquilla, no, 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 no. Tranquillamente, no, perché aprirei un fronte troppo complesso e lungo. No, io volevo semplicemente riferendo al pubblico che prima è stato appunto menzionato. Io credo che oggi, come sempre, però dobbiamo ricordare che nel momento in cui noi ci avviciniamo a un documento, ad una fonte, ad una testimonianza di qualsiasi genere, noi dobbiamo pensare che poi questo documento dobbiamo permetterne la conoscenza anche a un pubblico che non è solo quello dei tuoi colleghi di dipartimento o di società professionale. Cioè, quindi che ci devono essere anche diversi livelli, ma che devi già immaginare come possa anche interessare un pubblico più ampio. Pensiamo anche agli stessi docenti, quindi i risvolti didattici importantissimi, quando il riferimento che ho in mente adesso è il saggio di Antonio Brusa, che sottolinea il problema della sostituzione di eroi con altri eroi che testimoniano quindi anche degli etnocentrismi che si sostituiscono ad altri. Pensiamo ad un docente che si trova in classi che sono sempre più variegate dal punto di vista appunto etnico e quindi deve anche far fronte con rivendicazioni, con nuove storie, con la riscrittura del passato che si fondano su quelle che Brusa definisce efficacemente delle epistemologie naif. E questo è un problema, perché se è giusto sostituire una visione troppo WASP, no? Troppo quindi bianca, anglosassone, protestante o cattolica che sia, però anche altre visioni, interpretazioni troppo etnocentrate sono altrettanto pericolose. E queste sono indicazioni utilissime, ad esempio, ripeto, per chi si trova poi a una classe di fronte. E noi forse in università non abbiamo ancora questa ampiezza, ma chi lavora nelle scuole già si trova di fronte a questi problemi. E a questo proposito volevo anche lanciare una provocazione, cioè adesso a proposito del termine identità, no? Quindi anche assistiamo alla riscrittura di libri di scuola per favorire alcune identità. Pensiamo nell'est europeo, è tutto una riscrittura di libri di scuola. In fin dei conti, anche nell'Ottocento, che è stato, noi lo ricordiamo sempre come secolo mitico, che ha amato tanto la storia, ma perché bisognava costruire l'identità, l'identità italiana, l'identità anche tedesca, no? In questa ricostituzione di poteri. Quindi
c'è sempre questo nesso molto forte con dei concetti, insomma, con questo termine, appunto, identità, che molti vedono di malocchio, ma comunque il problema esiste e non si può far finta che poi non condizioni appunto la scrittura di testi. Io volevo dire soltanto questo, ma tu Amedeo, se devi... No, tu come sai che ne abbiamo parlato già di queste cose, ne abbiamo parlato anche con Tommaso, c'è un problema di riscrittura della storia per la scuola ed è un problema reale, perché come affronti i problemi della globalità? Se allarghi troppo lo spazio finisci per ridurre quello della tua del tuo piccolo contesto, scompaiono delle categorie cronologiche. Il medioevo che senso ha per un indiano o per un giavanese? Sono concetti che non appartengono nella loro cultura, nella loro storia, appartengono alla nostra forma mentis. D'altra parte, io per esempio mi trovo di fronte a un problema reale, ma è quello di mia figlia che studia il medioevo nella terza classe del liceo, e praticamente è una lunga cavalcata politica fatta con un manuale scritto negli anni 70, con criteri di insegnamento degli anni 60, dove praticamente manca qualunque tipo di legame con la realtà. Cioè, un insegnamento che per esempio tralascia completamente in questo momento qua, per dire, ma non perché gli voglia dare importanza a un evento piuttosto che un altro, ma parlare, che so, della pandemia della peste nera del 1348 potrebbe avere un senso, oppure dei mutamenti climatici, anche quelli fanno parte del... No, insomma, mi sembra che c'è un rilassamento su una serie di temi che non fanno nient'altro che favorire tutto questo versante di quello che tu di epistemologie naif. Perché i ragazzi sono molto più interessati, che so, a leggere quello che gira sul telefonino cellulare, dove è meglio parlare delle scie chimiche piuttosto che interessarsi di un problema critico reale. Quindi io vedo è un problema generazionale, e anche la crisi della nostra generazione come docenti e insegnanti e ricercatori di storia. Che in qualche maniera anche con questo libro rispondiamo, come giustamente diceva Tommaso. Sì. Rispondiamo, e direi che la risposta è, secondo me, abbastanza forte. Cioè, fine della storia? No, grazie. Fine della storia? Venderemo cara la pelle. lo stipendio sarebbe la cosa più sbagliata che si potrebbe fare, farsi oggi, cioè perdere quella che è la possibilità di decifrazione del mondo attraverso il criterio storicistico, no? Il criterio della durata, della complessità, dei processi, eccetera eccetera. E ancor di più la provocazione di questo libro è che noi mostriamo quanto sia fondamentale la storia, e quindi la costruzione di questo tipo di sviluppo del pensiero critico, lavorando però su quello che apparentemente storia non è, cioè su quello che è collaterale, quello che sembra essere finto, quello che è appunto la bufala, il fake, eccetera eccetera. Ma perché questo? Perché in realtà noi assorbiamo nel nostro essere storici anche questi aspetti, semplicemente perché tutto è storicizzabile. L'immaginario fa parte della storia, il falso fa parte della storia, il nostro mondo contemporaneo, no? Questa difficoltà di capire il presente attraverso dei criteri storici fa parte della storia. Che è una crisi notevole, tu dicevi giustamente generazionale, a voglia se è una crisi generazionale. Tu considera che la parola storia in questo momento per un ragazzino, per un giovane di 15 anni, significa ciò che tu trovi per 24 ore su Instagram, cioè è esattamente l'opposto rispetto alla costruzione profonda di un percorso che ha un suo sviluppo, una sua durata, una sua complessità. Cioè la stessa parola ha virato semanticamente, rappresentando l'opposto. Quindi è verissimo che noi abbiamo a che fare con una crisi
diciamo, generazionale e strutturale della società. Ma a questa crisi noi facciamo fronte e rispondiamo da una parte con i nostri mezzi euristici, permettetemi di usare una parola un po' più difficile delle altre, ma insomma con i nostri mezzi di conoscenza e di scoperta che sono fondamentali da una parte, e dall'altra però venendo incontro a quelle che sono le esigenze, le legittime esigenze degli altri, ovvero del nostro pubblico, senza avere alcuna intenzione, diciamo così, di correggere, ma di entrare in correlazione. Cioè questo libro nostro è molto vicino come concettualizzazione, per fortuna, a quelle che sono le conquiste contemporanee della storiografia, a mio avviso, che sono due. Una è la cosiddetta terza missione universitaria, no? Cioè aver capito, ed è fondamentale, che occorre fare didattica, occorre fare ricerca e occorre anche fare una buona spiegazione che coinvolga tutti quanti, primo discorso. E secondo, la public history, cioè il rendere il percorso, diciamo, di costruzione, di identificazione, di ricerca, una sorta di percorso plurale in cui si coinvolge anche l'interlocutore, chiamiamolo così, che diventa anche soggetto produttore della storia. Vedi come funziona Wikipedia, no? Che è un testo plurale, ti fa capire perfettamente dove stiamo andando. Allora, perché un libro come il nostro, secondo me, veramente funziona nel mondo di oggi? Poi magari fra 10 anni sarà vecchio, però adesso funziona bene, perché va a affrontare determinate tematiche che sono veramente centrali per tutti, e lo fa attraverso quello che è il nostro modo di proporre il metodo. Però va a toccare un nocciolo duro, durissimo, della nostra realtà, che è proprio questa difficoltà di comprendere, distinguere ciò che è reale da ciò che invece è prodotto di finzione. Usiamo questa espressione vaga, ampia, che tutto comprende. E noi in qualche modo, ribadisco e chiudo, noi in qualche modo il timone lo indirizziamo, qualche linea, perché a un certo momento bisogna dare anche delle indicazioni, non basta soltanto chiacchierare. Noi qualche indicazione la diamo, e mi sembra che la diamo anche, diciamo, a ragion veduta. Sì, no, giusto per concludere, devo dire che sono molto contenta di questa chiacchierata, perché spero, a me sembra, e spero che sia così, che sia venuto fuori che il nostro è stato proprio anche uno sforzo metodologico, quindi non semplicemente raccontare una storiellina, appunto, ma mostrare come si fa storia e anche dimostrare che, insomma, che la storia è qualcosa, da un lato l'abbiamo detto all'inizio, di divertente. La storia, c'è una grossa domanda di storia nel pubblico, e che ci si può venire incontro tra la storia fantasy, che quindi anche i misteri, le cose che possono appassionare, insomma, perché più intriganti, e comunque un approccio serio dal punto di vista critico, che poi non significa fare la critica necessariamente alla serie televisiva. Secondo me non ha senso, non so, fare la critica ai medici, ai Borgia, perché in ventre, perché anche il pubblico meno attrezzato comunque sa benissimo che quello è fiction. In quel modo però comunque catturi un interesse, no? Come anche attraverso i videogiochi. E poi però devi appunto capire che ci sono dei metodi attraverso i quali appunto è possibile fare storia e non semplicemente raccontare delle storie. Bene, io direi che a questo punto dovete assolutamente acquistare questo ebook. Il falso è la storia, invenzioni, errori, imposture dal Medioevo alla società digitale, a cura di Marina Gazzini. Io non faccio altro che ringraziare i nostri graditissimi ospiti, quindi grazie, oltre alla curatrice Marina Gazzini, Tommaso Di Carpegna Falconieri, grazie. Vi ricordo di seguire Italia
medievale sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete anche questa videoregistrazione e tutte le altre che abbiamo realizzato in questo purtroppo lunghissimo anno di lockdown, che non ci permette di fare queste cose in presenza come ci sarebbe piaciuto molto fare. Ma lo farei, ci rifaremo, Maurizio. Sì. Non ne ho dubbi. Promesso. Bene, Grazie, un grazie. ringraziamento sentitissimo a Italia Medievale, è sempre un piacere collaborare con voi, ho dei bellissimi ricordi e veramente congratulazioni per il lavoro che fate di diffusione che è affascinante e molto ben condotto. Oh. Grazie Maurizio, grazie davvero di tutto, per il vostro Grazie. Grazie lavoro. Tommaso. A Grazie. presto. Yeah.